Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Apriamo parlando di cronaca, partendo da Palermo. Si parla nello specifico di mafia, l'affare delle gelaterie. Due persone sono finite in manette. Vediamo il servizio. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michele Michalizzi e Mario Mancuso, accusati a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta. Il GIP ha disposto il sequestro di 1,5 milioni di euro. Il primo è il boss già detenuto della famiglia mafiosa di Tommaso Natale, il secondo invece è il patron della Magi SRL dichiarata fallita nel 2021. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo riguarda la bancarotta fraudolenta della società che gestiva le gelaterie a marchio Brioscia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo di una cifra che si aggira sul 1,5 milioni di euro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il crack della società sarebbe stato pilotato e dietro l'affare del gelato ci sarebbe Michele Michalizzi, 75 anni, genero dello storico capomafia Rosario Riccobono. Michalizzi era tornato in libertà nel 2015 dopo 20 anni di carcere, nel 2023 il nuovo arresto. Restiamo a Palermo, parliamo dei controlli effettuati dai carabinieri in città, si parla in questo caso di sicurezza stradale. Sono state riscontrate diverse irregolarità e dunque elevate sanzioni ed effettuate anche delle confische. I carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, nell'ambito del Piano Nazionale di Sicurezza Stradale 2030, proseguono nell'incessante attività di controllo straordinario alla circolazione stradale con un forte investimento sulla cultura della sicurezza su strada, finalizzata in particolare alla promozione di azioni di prevenzione e contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. L'attività dei militari, che proseguirà per tutto il periodo estivo, si inquadra nell'accordo di collaborazione interistituzionale stipulato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevede tra l'altro l'effettuazione di specifici controlli sui comportamenti di guida più a rischio e il rispetto delle norme del codice della strada. Durante lo scorso fine settimana a Palermo sono stati numerosi i posti di controllo effettuati dai militari del nucleo radiomobile in sinergia con le pattuglie mobili di zona delle due compagnie di Palermo Piazza Verdi e San Lorenzo, che sono stati coadiuvati da un laboratorio mobile autonomo con personale medico dotato di attrezzature e strumentazioni in grado di certificare nell'immediato le condizioni di alterazione psicofisica da parte degli utenti della strada. Nel corso del servizio sono stati controllati quasi un centinaio di automobilisti, oltre 50 i conducenti sottoposti all'accertamento con l'etilometro e al test antidroga, che ha portato a elevare quattro sanzioni di natura penale e amministrativa, il ritiro di sei patenti di guida e il sequestro per confisca di tre autoveicoli. Diverse le infrazioni al codice della strada per la guida con il telefono cellulare, il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, per mancata copertura assicurativa e della prescritta revisione periodica. Ci spostiamo virtualmente a Siracusa, dove un uomo è finito invece in manette, evadeva dai domiciliari e allora è finito in carcere. I carabinieri della sezione radiomobile di Siracusa hanno tratto in arresto un pregiudicato, un trentenne del posto, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Catania. L'uomo, già ai domiciliari, ha più volte violato la misura in quanto è stato trovato fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. I militari dell'arma hanno prontamente segnalato le violazioni all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento, a seguito del quale il trentenne è stato condotto presso il carcere Cavadonna di Siracusa. Ed ora a Catania parliamo di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Librino. L'intervento dei carabinieri ha portato all'arresto di un giovanissimo pusher, si tratta di un ventenne, ma per i dettagli vediamo il servizio. Prosegue incessante il contrasto allo smercio di droga da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Catania.
I militari del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno tratto in arresto un ventenne catanese poiché responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attenzione in questo caso è stata rivolta al quartiere Librino, dove grazie ad alcuni mirati servizi di appiattamento in modalità discreta e a distanza, agli investigatori non è sfuggito il continuo via vai di giovani nei pressi di una palazzina di Viale Grimaldi. Individuato l'obiettivo, i militari dell'arma hanno quindi cominciato a porre sotto la loro lente di ingrandimento quell'abitazione, avviando le necessarie indagini del caso. L'attività info-investigativa ha così consentito ai carabinieri di comprendere che il giovane aveva allestito un proficuo smercio di stupefacenti al dettaglio, utilizzando come base logistica e punto di stoccaggio un appartamento situato all'ultimo piano dello stabile, protetto da un'inferriata, installata in maniera totalmente arbitraria che delimitava l'accesso all'intero pianerottolo col fine di ostacolare l'intervento delle forze dell'ordine. Dopo aver chiarito le dinamiche dello spaccio, i carabinieri hanno quindi pianificato il blitz e si sono appostati senza farsi scorgere nel cortile del palazzo, in attesa del momento più favorevole per fare irruzione. La paziente attesa è stata premiata nel momento in cui alcuni giovani sono entrati nello stabile lasciando inavvertitamente il portone aperto. Questa favorevole opportunità è stata subito sfruttata dalla squadra dell'arma, che ha così deciso di seguire quei ragazzi e raggiungerli proprio mentre stavano per oltrepassare il cancello, barriera in ferro dell'ultimo piano. Riusciti a entrare, per lo spacciatore a quel punto non c'è stato scampo, perché mentre alcuni militari hanno bloccato la porta d'ingresso spalancandola, altri lo hanno bloccato e messo in sicurezza dando il via alla perquisizione. Già all'ingresso i carabinieri hanno scovato dosi di cocaina per un peso di oltre mezzo etto, sistemate su una console, e poi nel soggiorno, arredato con un trono in stile Scarface e riproduzioni di pistole in ceramica dorata, i militari hanno recuperato ben 6.500 euro, denaro che il pusher aveva incassato in virtù dello spaccio, oltre a un bilancino di precisione per pesare la droga e confezionarla nelle giuste quantità in base alla necessità dei clienti. Arrestato, il pusher è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto sottoponendolo alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Catania. Cambiamo decisamente argomento. Emergenza siccità, sempre in primo piano in Sicilia, istituita una nuova struttura tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per affrontare proprio la grave crisi idrica che sta attraversando la nostra isola. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. È stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una nuova struttura tecnica per il coordinamento degli interventi sulla crisi idrica che da mesi ormai affligge l'intera Sicilia. La struttura, coordinata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è altresì composta dal Commissario Straordinario Nazionale per la gestione della crisi idrica Nicola Dell'Acqua, dal Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica in Sicilia, il Governatore Renato Schifani, e dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il nuovo organismo, in particolare, dovrà definire interventi organizzati in stralci o lotti funzionali, in base alla disponibilità delle risorse economiche, monitorare l'avanzamento procedurale, seguire l'attuazione di determine, bandi, gare e contratti per garantire la corretta realizzazione degli interventi, supervisionare le fasi di realizzazione, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, assicurandosi che procedano secondo i piani stabiliti, e gestire gli aspetti finanziari, controllare i trasferimenti economici alle contabilità speciali, gestire gli impegni di spesa e le spese sostenute. C'è una novità importante per la città di Palermo, ovvero negozi più grandi nel centro storico. È stato infatti superato il limite dei 200 metri quadrati. Via libera dalla regione all'insediamento delle medie strutture commerciali nel centro storico di Palermo. Il parere è stato espresso dalla Commissione Tecnico-Specialistica per le Valutazioni Ambientali presieduta da Gaetano Armao. Si potranno avviare attività con superfici superiori ai 200 metri quadri, ma l'ultima parola la dirà il Consiglio Comunale.
La proposta era stata definita dalla giunta presieduta da Roberto La Galla su indicazione degli assessori all'urbanistica Maurizio Carta e alle attività produttive Giuliano Forzinetti. L'insediamento delle attività commerciali nel nucleo storico avverrà nel rispetto di precise e opportune distanze fra esse, onde contenere un eccessivo impatto visivo sull'architettura storica del contesto e distribuire i flussi commerciali. Tutto ciò avverrà sempre nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali dell'area storica della città, dicono La Galla, Carta e Forzinetti. La Galla esprime inoltre soddisfazione per l'importante esito che consentirà al Comune di rimuovere l'obsoleto limite dei 200 metri quadri, portato a 600 metri quadri grazie a una legge regionale, per consentire, previa pianificazione, che eviti l'apertura a selvaggio alle medie strutture, di trovare nel centro storico un ambiente fertile per le loro esigenze, contribuendo a riattivare il suo dinamismo commerciale con particolare attenzione alla Via Roma. Parliamo adesso di calcio e del nuovo Palermo di Dionisi che vince la prima gara ufficiale della stagione ed una vittoria importante in trasferta sul campo del Parma. Si tratta di Coppa Italia, rosanero che dunque accedono al prossimo turno. Decisivo l'1-0 realizzato da Insigne. A fine partita hanno parlato ai canali ufficiali del club del Palermo sia l'allenatore Dionisi, ovviamente soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, ma anche l'uomo gol, l'uomo partita, vero Insigne, sentiamoli. Se parliamo della partita, diciamo che sono stati episodi. Negli episodi siamo stati bravi perché Alfred ha parato il rigore, creato da una situazione dove la palla ce l'avevamo noi, quindi una nostra leggerezza. Però insomma è stato un episodio decisivo poi per il risultato finale. Siamo stati bravi perché poi realmente abbiamo anche creato meno di quello che avremmo meritato, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo fatto volume di gioco. Ero molto soddisfatto di quello che avevamo fatto, tranne della finalizzazione che era un po' mancata. Nel secondo tempo eravamo un po' stanchi, il risultato ha condizionato un po' la gestione della palla, dove potevamo probabilmente fare un po' di più, ma la partita è stata positiva, la squadra ha fatto bene e cerchiamo di dar continuità più possibile, a prescindere da un risultato positivo e o negativo che fa parte del calcio. Questo è l'atteggiamento che dovremo mantenere, a prescindere dall'avversario, tutte le situazioni di gioco, cercare di non snaturarsi mai. Poi non è facile perché davanti hai un avversario che, come oggi, che ti mette in difficoltà, ma così sarà sempre, anche venerdì, vediamo. Dovremmo essere bravi in tutte le fasi della partita, in tutte le partite, perché se saremo squadra come oggi sicuramente riusciremo a toglierci le soddisfazioni che meritiamo. Speriamo che ecco, porti entusiasmo, ma quello, su quello non ho dubbi. Speriamo che i nostri tifosi ci sostengano sempre come hanno fatto oggi, perché noi cercheremo sempre di onorare loro, la maglia e chi rappresentiamo, fermo restando che non possiamo garantire sempre risultati positivi, ma sicuramente prestazioni come oggi sicuramente lo dobbiamo fare perché abbiamo le qualità per farlo, e quindi se una prestazione così porta anche risultato con una squadra sulla carta superiore a te, deve essere motivo di convinzione che possiamo fare se tutti lo vogliamo. Il merito è della squadra, perché un singolo si esalta se la squadra fa bene. È normale che stiamo parlando di uno sport a basso punteggio dove il dettaglio fa tanta differenza, quindi il gol non subito per merito di A, per bravura di Alfred, il gol fatto per bravura di Roberto, ma non solo, perché anche Salim, ma tutta la squadra ha lavorato per quello. Dopo loro prendono magari i titoli, però c'è una squadra che ha fatto partita, ha permesso a chi ha determinato nel risultato di essere nominato, perché poi la squadra ha difeso da squadra e ha attaccato da squadra. È sempre una bellissima emozione fare gol con questa maglia, ma soprattutto per il fatto che mi sono sbloccato e spero di farne altri. È uno schema che abbiamo provato ieri nella rifinitura, ci è riuscito e lui mi ha chiuso lo specchio, e l'unico modo per fare gol è tirare come ho tirato. Abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, abbiamo fatto bene con la palla e senza, contro una squadra forte, organizzata, e abbiamo portato a casa il risultato. Vincere aiuta a vincere, ma è ancora l'inizio, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e poi a maggio vediamo. Io da napoletano, tifoso del Napoli, ci tengo fortemente a quella partita, però spero di fare bene. Sappiamo cosa ci aspetta venerdì, ma ci prepariamo al meglio per affrontare una buona squadra.
Per il momento è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizie. A più tardi.